questo, e quindi vi volevamo, diciamo, anche informare del fatto che dopo molti anni riaprirà il centro per l'impiego a Marradi, proprio nell'ottica di favorire l'incrocio domanda offerta e di difendere il lavoro. Allora, io non chiacchiero come voi, lo sapete, però vi porto intanto i saluti di Teo che non è potuto essere qui, perché come sapete chi ha lavorato alla pelatura è ancora in periodo di pelatura, per cui sta ancora lavorando tu. E al tempo stesso ne approfitto per ringraziare tutti, istituzioni, amministrazioni, organizzazioni sindacali, per come è andata la situazione, per come sta andando. Chiaramente io sono qui per portare quello che è il futuro. Noi abbiamo parlato finora del passato e di quello che è successo, ora parliamo di quello che è il futuro, e quindi per presentare quello che è quel marchio che adesso Tommaso ci farà vedere, che è un marchio che nasce dall'idea, quindi nasce dalla storia del presidio, nasce dalla storia del, diciamo, di quello che è successo alla fabbrica di Maroni, ma in realtà è un marchio territoriale, quindi è un marchio che non prevederà solo i nostri prodotti, quindi i prodotti della fabbrica di Maroni, ma vedrà coinvolte tutte le altre realtà che vorranno essere coinvolte, ovviamente produttive e non, quindi anche a livello turistico, a livello di diciamo di tutto quello che può essere, quello che può nascere di imprenditorialità e di voglia di fare nella zona, nel nostro territorio. In particolare io vi presento qui ora il DOIPAC. Il DOIPAC è il famoso, diciamo, quello che era l'atto principale del famoso accordo. Ora abbiamo il balletto che ce lo fa vedere. Praticamente sono bustine di marroni precotti che vengono venduti per autoconsumo, quindi uno li compra, se li può mangiare tranquillamente così, oppure può scaldarle e mangiare in altra maniera. La macchina è arrivata in questi giorni. Questo noi ovviamente avremmo voluto che arrivasse prima, ma purtroppo in questo periodo qui le consegne dei macchinari sono una follia, tant'è che l'altra parte della linea deve ancora arrivare, ma contiamo che entro metà gennaio sia consegnata anche quella, per poter poi partire con la produzione vera e propria. Questo è un prodotto che dovrebbe garantire la non stagionalità dell'azienda, che già quest'anno però abbiamo cercato di coprire, quindi di lavorare sul, diciamo, una continuità di lavoro, quindi non stagionalità, e quindi di poter lavorare anche nei periodi morti, tra te, morti ovviamente per quello che riguarda il marrone. Ora io darei qualche numero su quello che è stato quest'anno, così almeno ci capiamo un attimino. Allora, per quello che riguarda l'accordo sindacale, quindi quello che era l'accordo sindacale, tutte le persone che erano, quindi le 64 persone coinvolte nell'accordo, sono state interpellate per venire a lavorare. Qualcuno aveva trovato altro lavoro anche durante il presidio, quindi diciamo, è uscito da quello che riguarda l'accordo, e una buona parte invece di personale è stato assunto e ha avuto anche rinnovi di contratto. Praticamente parliamo di una media di ore, ovviamente parliamo sui 9 mesi, quindi è una cosa teorica, che avrebbe raggiunto più o meno le 70.000 ore lavorative contro le 61-62.000 ore del 2021, quindi diciamo in realtà abbiamo già quest'anno un incremento di lavoro. Abbiamo lavorato, e questo lo dico a loro che forse non lo sanno, 600 tonnellate di castagne pelate, che sono un'enormità, sono tantissime, quindi abbiamo fatto una selezione di 600 tonnellate di castagne pelate. Per quello che riguarda invece Marradi, quindi parliamo di marroni, il ritiro delle castagne, quindi del marrone di Marradi, è stato del 171% rispetto all'anno scorso, quindi c'è stato quasi un raddoppio del quantitativo, e c'è stato un incremento del 10% sulla media di raccolta dal 91 a oggi, quindi comunque c'è stato un miglioramento da quel punto di vista. C'è stato un abbassamento dei prezzi, ma questa è stata una condizione di mercato, e oltretutto la fabbrica è l'unico punto di ritiro della zona che ha continuato fino alla fine di ottobre, quindi diciamo gli altri punti di ritiro che sono i principali della zona hanno chiuso qualcuno a metà ottobre, vero? Qualcuno a metà ottobre, quindi diciamo abbiamo dato il servizio fino alla fine della stagione. Per il futuro, noi parliamo qui appunto di quello che saranno investimenti dell'azienda,
ti do una, ti faccio l'azienda, quindi parliamo di già previsti, quindi tra il, diciamo, il finanziamento del, della Regione Toscana, che sono 600.000 euro, ma si basano su un investimento di previsionale di 1.550.000 euro, se non erro, oltre altri 300.000 euro, quindi siamo su intorno ai 2 milioni di euro di investimento già previsti, quindi già, già stanziati, cioè sono già nell'azienda. A questo aggiungo, e questo ve lo do ora, perché ne ho parlato con De Feo prima, che sicuramente verrà implementata un'altra linea che non era prevista, che è quella delle latte di crema, che non era prevista a Marradi. Ovviamente non parliamo del 2023, probabilmente parliamo del 2024, che verrà affiancata alla zona del Doipac, quindi nella zona dove ora c'è la selezione, verrà fatta quella linea lì. Basta, io adesso mi leggo un attimo la giacca per ringraziare tutti. Allora, esco un attimo dal ruolo dell'azienda e invece entro in quello di Mark. In quello di Mark per ringraziare voi. Stamattina, Sonia lo sa, ho versato, e sto per farlo anche adesso, ho versato una lacrimuccia quando l'ho vista parlare, perché mi ha ricordato quel momento lì e non pensavo che potesse colpirmi così tanto rivedere una scena di quel momento, di quel periodo lì. Perché sì, dentro di noi ce l'abbiamo, ce lo ricordiamo, ma vederla di nuovo così dal vivo mi ha colpito. Stesso modo voi, rivederci tra virgolette qui insieme mi emoziona. Basta, solo questo. Grazie a tutti.